credo che Valdobbiadene, tutto il territorio Conegliano Valdobbiadene, non avesse l'abitudine al vino di vigna, e ora si sta tentando di, come dire, di insegnarlo anche al consumatore. In questo caso il piacere di vedere un vino di unica vigna, di una vigna particolare, che riesce a fondere vari valori. Il valore della qualità, quello che tutti si aspettano, perché è un bel vino, diverso, diverso dagli altri, ha una matrice dovuta al territorio che lo caratterizza enormemente anche rispetto agli altri estradari aziendali, e il valore culturale della vigna in pendenza, della viticoltura di montagna, tra virgolette, ma che ha un significato profondo di gestione, controllo del territorio, di difesa del territorio. Ecco, quella montagna, che appunto Mas de Fer, è meravigliosa. La prima volta che ho visto questa etichetta Mas de Fer non sapevo la storia e non sapevo che fosse un luogo, e quindi mi immaginavo, ma sarà un vino che ha più struttura, che significa? Poi quando l'assaggi ti rendi conto che non è quello, però è quando ci vai che lo capisci. Allora sarebbe bello che tutti quelli che assaggiano un vino potessero andare a vedere il luogo dove nasce. Io credo che Cucine e Vini sia una rivista che nasce essenzialmente sulla passione. Questo in qualche modo ci obbliga, ma è un obbligo, è un grande piacere, di scoprire le aziende, e lo scouting è un'attività che noi facciamo tutti gli anni, però di seguirle, di capire dove vanno, dove vogliono andare, perché quando si scopre un'azienda, e quindi in un assaggio alla cieca un vino viene fuori, c'è certamente un progetto, non può essere casuale, specialmente in vini come il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore, perché si tratta di vini da uve che sono delicate in qualche modo, quindi ci vuole molta cura per farli, per non banalizzarli come tante realtà fanno, per non fare il vino gassoso, per capirci. E quindi quando si trova qualcosa di estremamente particolare, ecco, e noi sono convinto che Cucine e Vini, la sua forza sia la grande passione, che resta al di là dell'età.